che vista! Ciao ragazzi, noi abbiamo appena finito di fare colazione qui al rifugio Motta. Oggi la destinazione sarà il rifugio Marinelli. Eccoci in marcia, adesso ci aspetta un pezzettino di discesa perché dobbiamo arrivare dove terminano gli impianti e poi da lì invece inizierà la salita che ci porterà prima all'Alpe Musella, poi al rifugio Karate e infine alla Marinelli. Giusto, un po' di potenziali. Ora siamo a Campolungo e già che da qua si riesce a vedere, provo a mostrarvi quale sarà la nostra ultima tappa. Allora, quello è il pizzascalino. Sotto ci sarà il rifugio Cristina, che sarà l'ultimo rifugio dove ci fermiamo. E dal rifugio Cristina l'ultimo giorno faremo il passo degli Ometti, svalicheremo quel passo e scenderemo dall'altra parte verso la Val di Togno in direzione Sondrio. Ovviamente non lo dico troppo ad alta voce perché non si sa mai che vada storto qualcosa e poi non ci riusciamo. Però se avete visto questa clip si vede che, piccolo spoiler, siamo riusciti a farcela. Visto la mega fatica che stiamo facendo per portare dei contenuti su YouTube, io direi che un'iscrizione al canale in questo caso è più che meritata. Quindi mi raccomando. Ok, siamo arrivati alla fine degli impianti, adesso cerchiamo le indicazioni verso l'Alpe Musella. E quella è la Töni, una delle piste più famose degli impianti sciistici del Palù. Buongiorno! Salve! Buongiorno! Salve, buongiorno, buongiorno. La strada è quella giusta. Siamo all'Alpe Musella, abbiamo appena visto il cartello che dava 2 ore e 20 al rifugio Marinelli. Siccome sono neanche le 11, valutiamo se magari allungare un po' il percorso, giusto per non arrivare là troppo presto. Da qua si vede dove eravamo ieri a dormire, cioè il rifugio Motta. Quella è la cima Motta. Le strisce più chiare sono le piste da sci, quella è la Töni, quindi noi siamo arrivati da là, abbiamo fatto questo pezzo qui, siamo arrivati in fondo a quella pista e poi abbiamo iniziato la salita. Com'è Fabio? Ma bello, 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 nessuno sul percorso praticamente, pochi signori che raccoglievano i fruttini o funghi o che, ma i sentieri sono tutti per noi. Cosa ci sta dicendo la vegetazione? Che iniziano a non esserci più alberi sopra una certa quota, che siamo intorno ai 2000. Dall'Alpe Musella al rifugio Karate il sentiero prende il nome anche di Sentiero dei Sette Sospiri. Perché questo? Perché si sono creati dei dossi morenici nel corso dell'ultima glaciazione e quindi si alternano dei tratti di salita, si svalica su questi dossi e c'è un successivo tratto pianeggiante e ogni volta che si superano questi dossi il rifugio Karate si vede sempre più vicino e da qui appunto il nome dei Sette Sospiri. Avremmo dovuto fermarci qui e invece per fortuna che ho chiamato e ho prenotato la Marinelli. Siamo arrivati al rifugio Karate, è l'una, abbiamo più o meno rispettato i tempi che avevamo previsto, quindi adesso ci mangiamo qualcosina. Abbiamo dell'ottimo prosciutto e il pan bauletto. Delizioso. Visto che siamo abbastanza in anticipo e manca solo un'oretta alla Marinelli, abbiamo pensato di prendere quel sentiero e andare fin su là in cima, che si chiama? Monte delle Forbici.
cartello metteva 50 minuti. Abbiamo tempo da perdere oggi, quindi proviamo a vedere da su com'è il panorama. Dai che siamo quasi su, ci stava questo fuori programma. Temperatura freschina perché per di più c'è una nuvola che ha coperto il sole da quando abbiamo iniziato a salire, però va bene così. Eccoci. Monte delle Forbici. È fatta anche questa. Che vista, ragazzi. Che vista. Tutto si vede. Il libro di vetta. Poteva essere un Monte delle Forbici senza forbici. Potrebbe essere questa la quota più alta che raggiungiamo. Non era in programma, perché dovevamo andare diretti dalla Calata alla Marinelli. Visto che facevamo in tempo abbiamo detto perché no. E direi che ne vale totalmente la pena, perché vedi tutto. Cavolo, è stupendo. È veramente fantastico. A piedi da Gondrio. Adesso scendiamo, ritorniamo al rifugio Carate e poi l'ultima oretta fino ad arrivare alla nostra tappa finale di oggi, cioè il rifugio Marinelli, che è lì. Lago Musella. Questi invece sono i resti di un elicottero che purtroppo anni fa è precipitato proprio in queste zone. Dai che è quasi fatta, si vede il rifugio. Ecco come si passa il tempo in rifugio quando non c'è nient'altro da fare. Annuario 2008. Soci giovani. Franco Iuli.